Un anno positivo per le attività svolte, segnato però dalla spending review e da uno scandalo, quello delle spese pazze, che rischia di aprire una crisi di governo all'interno della maggioranza cota. Il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, ha presentato i dati del 2012 di Palazzo Lascaris. 131 sedute d'aula, 88 progetti di legge presentati, 13 proposte legiferate, 328 ordini del giorno esposti, di cui 99 approvati e 150 non ancora votati. Il bilancio dell'attività del Consiglio regionale è indubbiamente un bilancio positivo. Ci siamo riuniti con regolarità, abbiamo avuto anche la possibilità di legiferare con quelle che faremo da qui a fine anno circa 18 leggi che apparentemente possono sembrare poche, ma abbiamo anche legiferato con delle leggi importanti. Immaginiamo solo al piano socio-sanitario nuovo piuttosto che alla riforma degli enti locali, che hanno sicuramente impegnato i signori consiglieri e la giunta in commissione prima, in aula poi, per un numero significativo di sedute. Non tutto però va per il verso migliore. Palazzo Lascaris è nell'occhio del ciclone per lo scandalo peculato che ha visto recapitare avvisi di garanzia a 4 consiglieri. Cattaneo cerca di gettare acqua sul fuoco. Il bilancio di previsione per il 2013 dice registra un risparmio di oltre 5 milioni di euro rispetto a quello del 2012. Le indennità per i componenti dell'assemblea saranno ridotte di oltre 300.000 euro, la spesa per il personale dipendente di 1.200.000 euro. Lo stipendio sarà già più basso, poco più della metà di quello che oggi spettano i signori consiglieri regionali, già a partire dal 1 gennaio del 2013. Dalla prossima legislatura, che inizierà nel 2015, l'assemblea regionale ha tagliato il numero di consiglieri da 60 a 50 e di assessori da 14 ad 11. I capitoli di spesa di Palazzo Lascaris sono già disponibili sul sito, ma Cattaneo insiste nel voler avvicinare la politica ai cittadini. Per questo motivo il 2013 sarà anche l'anno in cui investire in tecnologie e social network. Le riunioni in sala Viglione sono già disponibili in diretta streaming, mentre il profilo su Twitter è uno di quelli più attivi a livello nazionale, con oltre 15.000 messaggi inseriti e quasi 2.500 followers.